A Viterbo ha vinto da squadra, nel primo tempo 3 tiri e altrettanti gol, 0 rischi. Nella ripresa i biancazzurri hanno staccato la spina, cosa che non dovrà più accadere. Perfezionista Auteri, che infatti chiede ai suoi di stare sempre sul pezzo, alla lunga a pagare è sempre la continuità. In teoria il mercato di gennaio ha colmato alcune lacune, rosa più snella e ulteriormente ringiovanita. Il campo dirà, appunto il campo, c'è la Carrarese, primo di 2 confronti interni consecutivi previsti dal calendario. Domenica prossima invece ospite dei biancazzurri il Gubbio. Contro i marmiferi ancora fuori Derisio, Cancellotti e Drudi, abile frascatore, a disposizione i nuovi Pontisso e Cernigoi. Il probabile 11, Sorrentino Trepali, in difesa Ijanes, Ingrosso e Veroli. Sulle fasce Zappella e Nzita, il belga sarà rilanciato dopo 6 panchine consecutive e neanche un minuto in campo. Nel cuore del reparto nevralgico al fianco di Pompetti probabile il debutto di Simone Pontisso, classe 97, prelevato dal Vicenza. Ballottaggio con Giambo, mentre Memusciai partirà dalla panchina. Davanti tridente confermato, Rauti e Dursi a supporto di Ferrari. Auteri. La parola d'ordine è continuità, alzare il livello delle prestazioni e della continuità all'interno della gara. Carrarese è una squadra che gioca un buon calcio, squadra che ha preso pochi gol nelle ultime partite, squadra solida e pericolosa, ma noi dobbiamo giocare per i 3 punti e ripeto, poi mi aspetto continuità fisica, questa ce l'abbiamo secondo me, mentale soprattutto. Carrarese priva di Foresta, Dauria e dell'ex Nicolò Giannetti, toscani imbattuti da 9 giornate in questo lasso di tempo, appena 2 gol subiti, in trasferta 5 pareggi consecutivi per 0-0, ultima sconfitta lo scorso 7 novembre 4-1 sul campo dell'Olbia. 4-3-1-2 il sistema di gioco, Vettorelle tre pali, Semprini, Rota, Marino e Imperiale in difesa. In cabina di regia l'ex Luca Berardocco, originario di Montesilvano, classe 91, cresciuto nel vivaio, 9 presenze in Serie B, gestione Eusebio Di Francesco. Mezziali, Pasciuti e Battistella, l'estone Tuniov tra le linee, alle spalle di Petrelli, scuola Juve in prestito dal Genoa, e Dumbia, altro ex. In panchina Totò Di Natale, che all'Adriatico il 3 marzo 2013 realizzò contro il Pescara di Bergodi il 150° gol in Serie A con la maglia dell'Udinese.